Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale, io sono Pasquale e questo è Risparmio. Oggi un video un po' particolare. Ho deciso di proporre alcuni REITs da magari valutare per il proprio portafoglio, sia per me ovviamente, ma anche per una questione puramente introduttiva, ad alcuni REITs che possono dare dei rendimenti da dividendo molto alti. Prima di andare a parlare di questi REITs, ovviamente devo fare alcune precisazioni. I REITs che andrò a presentare sono 6. E non sono in un'unica nazione, non ho preso solo quelli statunitensi, ma ho un po' cercato di variare, ho cercato di prendere dei REITs che avessero almeno un dividendo del 7%. Però alcune valutazioni che ho fatto prima e voglio, prima di cominciare il video, appunto, andare a condividere con voi, sono opportune. Prima di tutto, non ho cercato REITs che andranno molto probabilmente a crescere col prezzo nel tempo. Ho cercato di trovare dei REITs che fossero più o meno stabili col prezzo o che avessero delle oscillazioni molto, ma molto basse. Ho cercato il più possibile di avere una diversificazione territoriale, per cui REITs, come ho detto all'inizio, che siano su diversi mercati, su diverse borse valori. Inoltre, un dividendo stabile nel tempo che magari potesse tendere ad aumentare e una situazione finanziaria abbastanza solida. Non, come ho detto a poco fa, sono andato a cercare dei REITs che dessero anche un incremento del valore del prezzo. Non sto dicendo che non possano farlo in futuro, ma sto dicendo che quello che sono andato a guardare con maggiore attenzione era il dividendo puro e la stabilità economica. Ne presento 6, andiamo subito a vederli e ad analizzarli insieme, magari con molta calma, anche perché sono REITs molto piccoli. Io, come sempre, ormai ho preso il morbo di Domenico di vivere di dividendi, cerco tutte aziende piccolissime. Lui sarà contento perché ama le aziende piccole e magari poi ci andrà a investire. Però, comunque, prima di cominciare, ovviamente non sono consigli finanziari, sono semplici valutazioni personali. Mi raccomando, se questi video ti piacciono, lascia un pollice in su, sia per me per capire che sono degli argomenti di tuo gradimento, ma anche per far capire a YouTube che io sono qui in giro e magari salire nell'algoritmo di YouTube. Inoltre, se sei nuovo su questo canale, clicca la campanella delle notifiche. Prima, però, clicca il tasto iscriviti. E con la campanella delle notifiche sei sicuro di non perderti nessun video successivo. Andiamo a parlare del primo REIT, si chiama Merlin Properties, Socimi, ed è quotato sulla borsa spagnola, su Madrid, e fa parte dell'Ibex 35. Allora, prima di tutto andiamo a vedere un attimino di cosa si occupa questo REIT, i suoi asset. Ha circa 12 miliardi e 3 di euro di gross asset value ed comprende circa 760 negozi in vie molto importanti, poi a 148 palazzi di uffici, 18 centri commerciali e 45 magazzini logistici, 55 incluso anche il WIP. Inoltre anche 3 hotel e altri non core asset, per cui altri asset che non sono destinati, diciamo, a essere core business. Le aziende e gli uffici e tutti i negozi sono prevalentemente, anzi totalmente, all'interno del territorio spagnolo, per cui questa non ha diversificazione territoriale in ambito internazionale, ma si concentra solo sul territorio spagnolo. E qui possiamo anche andare a vedere cos'è un SOCIMI, che sarebbe praticamente lo Spanish REIT, il regime che viene applicato, è così come vengono definiti i REIT in Spagna. E si occupa appunto, come dice anche qui, Real Estate Asset in a Segment of Core e Core Plus, per cui tutti quella tipologia di costruzioni che sono particolarmente importanti e che sono prevalentemente, come dicevo prima, in Spagna, quasi totalmente, e in una piccola percentuale anche in Portogallo. Il focus principale sono gli uffici, il retail e la logistica. Andiamo a vedere su Simply Wall Street come si è andato ad evolvere il prezzo in questo periodo. Ovviamente nell'ultimo anno, come si può vedere qui dal grafico dell'ultimo anno, ha avuto un crollo particolarmente importante, e se andiamo a vedere il prezzo nel tempo, praticamente è andato a scendere al di sotto di quello che era il prezzo degli ultimi 5 anni. Andiamo a vedere il massimo. Infatti a questi livelli non c'è mai arrivato, e per cui secondo me è un ottimo affare in questo periodo particolare. La valutazione degli analisti è leggermente sopravvalutata, quindi vuol dire che il prezzo originario non era così conveniente, però, come sempre, queste sono valutazioni da prendere molto con le pinze, sempre. Crescita futura che, per quanto riguarda gli earnings e il fatturato, secondo Simply Wall Street andrà a crescere, con degli earnings che andranno ad aumentare di circa il 78% anno, e anche per quanto riguarda il revenue, questo dovrebbe andare a aumentare del 6,5% anno.
Per quanto riguarda la situazione finanziaria, ha tantissimi asset e pochissimi debiti, come si può vedere da questo grafico, e ha anche una piccola percentuale di cash che è intorno agli 896 milioni di euro. E come si può vedere, sono 6,4 miliardi di debiti, ma ci sono anche delle coperture dovute sia ai physical asset, che coprono completamente i debiti, ma anche altri asset particolari e dei short term investment. Il dividendo al 7,34%, che sia al di sopra del minimo di mercato, ma anche al di sopra del minimo di mercato. Inoltre al di sopra anche dell'industria di riferimento della media, ed ha un forecast, un preventivato di 6,7% in 3 anni. Per quanto riguarda la stabilità del dividendo, possiamo vedere che è stato leggermente ballerino e molto probabilmente lo sarà, ma non così in maniera importante. Ha un 32% di payout ratio, che in questo periodo è particolarmente ghiotta come cosa, e mentre il payout ratio dovrà molto probabilmente aumentare intorno al 70% entro il 2023. Come dicevo prima, quotato sulla borsa di Madrid. Adesso andiamo a parlare del secondo REIT. Il secondo REIT si chiama Spirit Realty e, come si può vedere, ha un portafoglio molto particolare. I property type sono single tenant e il triple net, che sono quei REIT molto molto succosi, perché il REIT di per sé, la società, ha pochissime responsabilità sugli immobili. Sono tutti investimenti da 10 a 20 anni, per cui chi va a prendere in affitto le proprietà ha comunque degli affitti da 10 a 20 anni almeno. Una diversificazione geografica che parte prettamente nazionale, andiamo a vedere subito dove è quotato, ma comunque ve lo dico, è quotato in America, a New York Stock Exchange, e comunque si occupa di avere proprietà sia nel retail che nella distribuzione, ma anche a delle soluzioni customizzate alle aziende. Sono 6,3 miliardi di asset under management, 294 affittuari, 1771 proprietà in 28 industrie diverse, col 99,2% di asset occupati. Andiamo subito a vederla su St. Pete Street. Prima di tutto andiamo a vedere un attimino il prezzo, che in questo periodo anche per questo REIT è calato nell'ultimo anno. E se andiamo a vedere, anche negli ultimi 5 anni ha avuto una stabilità di prezzo che era in leggera crescita, molto costante ma molto lenta, dal 2017 fino appunto alla crisi pandemica. Per quanto riguarda il massimo, possiamo vedere che ha sempre oscillato da una forchetta fra i 46 dollari e i 53 dollari nell'arco temporale lungo. Per quanto riguarda la valutazione, è sottovalutato secondo gli analisti di St. Pete Wall Street, e la crescita futura è stimata essere il 30,2% di earnings annuale, mentre il fatturato un 7,6% annuo. Per quanto riguarda la salute finanziaria, abbiamo un'enormità di asset che coprono tutte le liabilities, e qui possiamo anche vedere che c'è anche una piccolissima quota di cash, che non è tantissima ma comunque piccola, però gli asset coprono ampiamente, sono quasi il doppio di quelli che sono i debiti dell'azienda. E poi ci sono anche dei long term asset all'interno della proprietà, e anche 142 milioni di account receivable, per cui fatture che sono in attesa di essere pagate. Un dividendo anche questo succoso del 7%, che al di sopra di tantissimo del bottom di mercato, e anche di quello che è il top di mercato, è comunque il doppio della media di riferimento del mercato. Per quanto riguarda la stabilità del dividendo, come si può vedere, anche questo è stato un po' ballerino, però adesso si trova in una situazione molto stabile, di crescita molto lenta, che andrà ad evolversi nel tempo. Per quanto riguarda il payout ratio, essendo un REIT americano, la quasi totalità di quello che è guadagnato deve essere per forza dato agli investitori, a un 82%, che per questa tipologia di REIT americani è normale, e si prevede che possa arrivare all'84%. Il terzo REIT si chiama Altarea, quotato sul mercato francese, che si occupa sia di residenziale, di business property, di retail, di logistica, di residenze servite e anche di un mix di residenze utilizzate per diversi scopi. Per quanto riguarda quello che è l'azienda, andiamo subito a vederle anche su St. Pete Wall Street. Il prezzo, come si può vedere anche qui, era abbastanza costante nell'ultimo anno, poi ha avuto il botto della crisi pandemica. Era un prezzo che era abbastanza ballerino, poi ha avuto una brutta botta per quanto riguarda la crisi dei mutui subprime, però era in crescita lenta ma costante durante tutto il periodo che è andato da quell'anno fino ad adesso. Poi anche qui ha avuto un leggero rintracciamento che l'ha riportata più o meno ai livelli della crisi del 2008.
Per cui è un REIT che viene molto impattato dalle crisi economiche in generale. Per quanto riguarda la valutazione, anche questo viene considerato sottovalutato al 40%, 44% dagli analisti di Simply Wall Street. La crescita futura è prevista essere del 178,8% anno per quanto riguarda gli earnings, per cui una crescita molto importante, e mentre per quanto riguarda il fatturato un 9% anno. Andiamo subito a vedere quello che è la sua salute finanziaria, che è prevalentemente orientata verso gli asset a lungo termine, che vanno a coprire tutte le liabilities, e c'è anche un'ottima percentuale di cash all'interno dell'azienda, e possiamo andarla a vedere anche qui. Gli asset fisici coprono di poco quello che è il debito totale, però abbiamo anche 1,2 miliardi di cash, 1,2 miliardi di long term asset e poi 1,3 miliardi di accounts receivable, per cui si può dire che dal punto di vista sostanziale l'azienda è in buono stato. Un dividendo del 7,2%, come dicevo prima, quotato sul mercato francese, se non l'ho detto non mi ricordo, lo dico adesso, che è oltretutto più alto del bottom di mercato, ma anche del top, e comunque per l'industria di riferimento è più o meno in linea, leggermente sotto l'industria di riferimento francese. Per quanto riguarda invece il current payout ratio è al 36%, e invece per quanto riguarda il futuro dividendo ancora non ci sono dei dati sostanziali che possono andare a definire quale sarà il current payout ratio per il futuro. Il quarto REIT che voglio andare a presentare è quotato anche questo sul mercato americano e si chiama Columbia Property Trust ed ha prevalentemente delle tipologie particolari di proprietà che possono essere residenziali, possono essere di lusso. Qui possiamo anche vedere che vengono divisi per città, abbiamo New York, San Francisco, Washington DC e Boston, e appunto si diversificano parecchio, possono essere appunto di lusso come in questo caso a Boston, possono essere residenziali, palazzi residenziali come in questo caso, una diversificazione per cui che è molto orientata a quello che è la tipologia di residenziale. Sono prevalentemente delle strutture residenziali o di business, per cui ospitano degli uffici che sono nelle grandi città, New York, San Francisco, Washington DC e Boston, e si tratta di proprietà di altissimo livello. Andiamo a vedere un attimino quello che è l'evoluzione del prezzo che è stato per questa azienda. Andiamo direttamente al massimo, perché tanto ormai lo sappiamo. È stato sempre un prezzo abbastanza stabile e costante, che è andato dai 22,37 dollari ai 21,8 dollari, con un minimo toccato del 18, mentre adesso si trova in profondo sconto, se si può dire così, perché si trova a una quotazione di 8 dollari per azione. Infatti, se andiamo a vedere la valutazione di Simply Wall Street, è sottovalutata rispetto al proprio valore di mercato. La crescita futura è orientata adesso intorno al 66% anno per quanto riguarda gli earnings, per quanto riguarda il fatturato un 5,7% anno di crescita stimata. La salute finanziaria dell'azienda è molto molto buona, perché gli asset a lungo termine praticamente coprono qualsiasi cosa, e possiamo anche andare a vedere che c'è una piccola quota di cash disponibile. Comunque gli asset sono 2 miliardi e 7, mentre il debito è 1 miliardo e 7, e inoltre c'è anche 88 milioni di account receivable, 277 milioni di cash short investment e 1 miliardo e 4 di long term investment, per cui si tratta comunque di una situazione finanziaria molto importante. Un dividendo del 7,39%, che è al di sopra della media di mercato, al di sopra del bottom e del top di mercato. È un dividendo che è stato abbastanza stabile dal 2017, sia in termini di yield che di dividend per share. Ha un payout ratio del 63%, per cui sostenibilissimo, ed è previsto diminuire anche al 54% nel prossimo futuro, per cui è un'azienda molto molto interessante. Andiamo a parlare adesso di un'azienda in particolare, perché è il primo REIT, nonché la prima azienda che vado ad analizzare sul mercato australiano. Si parla di Serve Corporation, che ha diverse tipologie di uffici, sono circa 150 e più location intorno al globo, ma prevalentemente, se possiamo andare a vedere anche qui, su Simply Wall Street, uffici in Australia, Nuova Zelanda, nel sud-est dell'Asia, negli Stati Uniti d'America, in Europa, nel Middle East, nel nord dell'Asia e anche alcune altre residenze internazionali. Sono prevalentemente uffici ed è un'azienda fondata nel 1978, per cui è un'azienda abbastanza vecchia. Tra l'altro ho trovato anche report su loro dell'ultimo trimestre. Il net profit before tax è stato di 15 milioni e 6, l'underlying net profit di 37,5 milioni di dollari australiani. Servicorp al momento ha Workspace Solution e Superiority,
per cui delle soluzioni di workspace e anche di information technology e anche delle soluzioni per il business, a 126 piani di uffici sparsi per il mondo, in 43 città diverse e in 21 nazioni diverse. Per cui si tratta di un'azienda fortemente diversificata a livello internazionale. E come si può vedere anche dal loro sito, i vari uffici principali sono Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth e Adelaide, ma poi se andiamo a vedere tutti gli uffici, possiamo andare a vedere che si vanno a diversificare anche in altre parti del mondo. Se andiamo su CBW Street, prima di tutto andiamo a vedere un po', questo è diciamo il Ritz che mi piace di più di quelli che ho visto. Il prezzo è stato abbastanza ballerino, per cui è un Ritz che è andato a variare più o meno dai 2,46 dollari australiani, che è un top di 7,70 dollari. Nell'ultimo anno comunque si può dire che stava oscillando intorno ai 4 dollari e qualcosa, e adesso si trova alla metà del prezzo. Per quanto riguarda la valutazione degli analisti di Cboe Street, è fortemente sottovalutata, ma io questa sottovalutazione del quasi 100% la prenderei molto con le pinze, anche se la loro situazione è molto importante, molto buona. Per quanto riguarda la crescita degli earnings, si aspetta quasi un 49% di crescita degli earnings future, mentre per quanto riguarda il revenue si prevede una deflessione degli uffici fisici. Se andiamo a vedere la salute finanziaria, anche qui la salute è ottima, con gli asset a lungo termine che coprono praticamente tutto, e con una forte predominanza di cash disponibile da parte dell'azienda se vuole fare tanti investimenti. Praticamente il debito, come si può vedere, è inesistente. Abbiamo tantissimi physical asset, tantissimo cash, e per cui non ci sono debiti. E questa è una situazione ottima per un REITs. Un dividendo molto più succoso degli altri, che sta all'8,37%, che è al di sopra sia della media di mercato che di quello che è il bottom e l'up market top di mercato. Per quanto riguarda lo yield, possiamo andare a vedere che al momento è fortemente al di sopra di quelle che sono gli earnings dell'azienda per ovvi motivi pandemici, però nel prossimo futuro si aspetta che ritorni a una quota sostenibile del 63%. L'ultimo REITs che andiamo a vedere è molto succoso in termini di dividendi, ma lo capiamo a breve, si chiama Lar España Real Estate. Anche questo è prevalentemente un REITs che però è dedicato più che altro al commerciale, infatti si occupa di detenere sia retail units, per cui negozi, che shopping center. Abbiamo 11 centri commerciali e invece poi abbiamo 4 retail units. È un REITs molto interessante, piccolino, molto interessante. Andiamo subito a vederlo qui. Su Cboe Street il prezzo in questo momento è a un minimo molto importante, non è mai stato un prezzo ballerino, però diciamo che in quest'ultimo periodo ha avuto una bella botta secca, come si può dire. Per quanto riguarda la valutazione è leggermente sottovalutato secondo gli analisti di Cboe Street, però se andiamo a vedere la crescita futura anche qui è prevista crescere tantissimo. I centri commerciali in questo periodo si sono svuotati, però così come i negozi tra l'altro, però potrebbero ritornare in auge a breve. Earnings, appunto, come dicevo prima, che sono previsti crescere dell'83,2% anno, però per quanto riguarda il fatturato un 6,7% anno, una cosa molto interessante. Per quanto riguarda la salute finanziaria, tantissimi asset e poche liability, e se andiamo a vedere il cash c'è anche una piccola quota di denaro contante, 752 milioni, quasi 653 milioni di debito, però con 1 miliardo e 4 di physical asset, 130, quasi 131 milioni di cash, e 37 milioni di account receivable, per cui molto interessante. Ma andiamo a vedere la parte più succosa, il dividendo, un 15,25%, che non è niente male, che è al di sopra di qualsiasi media di mercato, di minimo e di massimo di mercato, per cui molto interessante. Un payout ratio che, come andiamo a vedere, è altissimo, come dicevo prima, appunto, data la forte flessione negativa dei centri commerciali, dei negozi fisici, a un 344%, ma che nel futuro è previsto ritornare alla normalità. Un 54% molto sostenibile, per cui molto interessante da tenere in considerazione. Bene, spero che questo video sia stato di tuo gradimento. È la prima volta che faccio una comparazione di REIT. Tra l'altro, ho cercato di prendere piccoli e poco conosciuti proprio perché volevo portare una comparazione di REIT che fossero un po' diversi da quello che di solito si vanno a valutare. Molto settorializzati, molto piccoli, con dei payout ratio, diciamo, sostenibili in alcuni casi, magari che fossero stati un po' influenzati dalla crisi pandemica, però che potessero ritornare alla normalità, che oltretutto potessero essere in una salute finanziaria piuttosto buona. Ovviamente ti chiedo, se questo video ti è piaciuto, di lasciare un pollice in su per farmi capire che ti piacciono questi contenuti, ma per farlo anche capire a YouTube. Se sei nuovo sul canale, iscriviti al canale, clicca la campanella delle notifiche per non perderti nessun video successivo. Anche per oggi è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!